Siamo arrivati questa mattina qui a Camerino, Università Unicam, dove partirà la seconda fase di sperimentazione Fondazione Maria Guarino Morongus in collaborazione con l'Università di Camerino, ricerca sul pancreas. Siamo qui presso Unicam Università di Camerino, laboratorio di ricerca in compagnia del professore Massimo Nabissi. Buongiorno professore, mi scusi se la interrompo. Questa mattina partiamo con la fase 2, noi ci siamo lasciati lo scorso anno appunto con la fase 1. Di cosa stiamo parlando? Beh, la fase 1 era praticamente i primi esperimenti per valutare la combinazione fra cannabidiolo e ossigeno-zonoterapia nel tumore al pancreas. È un lavoro che è durato un anno e mezzo circa ed è terminato a ottobre con la pubblicazione su Cancer, quindi c'è stato un riconoscimento dei dati sperimentali. In questa seconda fase quello che vogliamo fare è cercare di arrivare a creare un multicomposito per la terapia integrata in cui il cannabidiolo viene testato insieme a un'altra serie di molecole, chiaramente adesso ancora riservate, per vedere se si riesce a trovare una miscela che possa essere più efficace nel tumore al pancreas. Progetto importante, anche molto ambizioso, una bella squadra intorno a lei, quindi con lei stanno collaborando quanti medici? Medici nessuno, No. sono dottorandi in chimica e tecnologia farmaceutica, c'è la dottoressa Cristina Guzzi che è dottoranda da 2 giorni praticamente. E poi c'è sotto cappa la dottoressa Laura Zeppa, dottoranda anche lei dal 1º novembre, e il dottor Marinelli che ha un dottorato di ricerca in biologia molecolare, adesso sta svolgendo un periodo di 2 anni con un assegno di ricerca, sempre in ambito oncologico. Una partenza importante, non sia timida, io dico dottoressa, li chiamo medici impropriamente, quindi una partenza importante, solo 2 giorni, che effetto le fa trovarsi in un progetto così importante? Beh, sicuramente è molto stimolante e vedere già i risultati ottenuti lo è ancora di più, diciamo, ci sprona a dare il meglio in questo lavoro, in questa ricerca. Grazie. Aspetta. Dottoressa, buongiorno, finalmente la Buongiorno. dottoressa Margherita Longo, Deus ex machina di questo importante progetto. Dottoressa, buongiorno, la prendo così alla sprovvista. Salve, buongiorno. Siamo oggi qui per iniziare la fase 2 su ossigeno-zonoterapia e terapie integrate nell'adenocarcinoma del pancreas. Ringraziamo ancora una volta Unicam e il professor Massimo Nabissi per questa opportunità. Che emozione, che effetto le fa partecipare a un progetto scientifico così importante? È una bella cosa perché comunque speriamo che sia utile alla ricerca e tutto quanto. I primi risultati però stanno dando ragione alla ricerca. Sì, confermano la ricerca. Grazie, buon lavoro. Sto trattando con una combinazione di molecole di origine naturale, un altro tipo di tumore, per vedere se queste combinazioni possono essere quale è la più vantaggiosa per poter poi andare avanti con gli studi successivi a livello antitumorale. I dati nel protocollo animale vengono simili al protocollo in queste culture tridimensionali, potrebbe essere in futuro sostituito il modello animale, quindi avere gli stessi dati biologici ma animal free, senza l'utilizzo di animali. Questo è uno degli obiettivi. Anche perché la ricerca prevede la massima tutela e garanzia per il trattamento degli animali. Difficili, cioè la sperimentazione animale è devi seguire tutto il regolamento, firmare, Giustamente. sì, devi seguire molto i regolamenti e poi comunque non è detto che venga autorizzata, cioè Passa devi tutto attraverso un seguire comitato etico, il presumo. comitato etico, prima universitario, dopodiché approvato va al ministero, il ministero fa la valutazione. Un variatore di pH, siccome lo ozono crea quando va in saturazione aumenta il pH, quindi se cambia di colore sappiamo che praticamente l'ambiente è saturo di ozono. Quindi sostanzialmente in questo momento, in questa fase, Diciamo così, stiamo preparando la tutte le camera. cellule trattate. Sì. Queste sono tutte le cellule con i nuovi trattamenti. Poi dovremo andare a vedere l'effetto dell'ozono sul trattamento. Noi sappiamo già le
l'effetto del trattamento, ma non sappiamo se l'ozono amplifica, migliora, inibisce il trattamento degli altri composti. Perché oggi, a differenza dell'altra volta, andremo anche a trattare vari composti in associazione a cellule tumorali con ossigeno-ozono, quindi varie terapie integrate, appunto per vedere, oltre a quelle che già abbiamo trattato e pubblicato, se abbiamo un effetto migliorativo o peggiorativo in questa patologia. Quindi, facendo un brevissimo riassunto di quella che è stata la fase 1 e questa, quindi siamo alle porte della fase 2. Nella fase 1 abbiamo trattato cellule di adenocarcinoma del pancreas, sia sensibili, chemiosensibili, sensibilità intermedia che chemioresistenti, con ossigeno-ozono, cannabis e melatonina, e abbiamo visto che tipo di effetto avevano. E ora associeremo altre sostanze integrate per poi iniziare la fase in cavia, qualora ci autorizzasse il Ministero della Sanità, dove poi si vedrà sulla cavia quello che accadrà, partendo proprio dagli studi preclinici. Questo qua è l'incubatore dove sono state depositate le cellule trattate, quindi adesso passano alla loro fase di crescita. Fra poco si passerà alla seconda fase di trattamento per un altro gruppo di cellule. Momento importante, stiamo in questo momento partendo per la fase 2, un esperimento importantissimo. Quei risultati arriveranno nel giro di alcuni mesi. Quindi adesso la dottoressa Luongo sta inoculando, in questo caso possiamo dire, l'ozono all'interno della cella. Sì, ma non ci siamo. Vedi come si schiarisce con l'ossigeno? È diventato più chiaro il rilevatore pH. Prima era quasi, prima era marrone, quasi scuro, si è tornato sulla quasi rosso, rosa. Diciamo che lo zono si sente che c'era. Sì, abbastanza. Adesso te faccio vedere un attimo al microscopio con mezzo raggio zono come se sono cambiati. Non è che vedi un granché, è in mezzo. E adesso si rimettono. Sono più puntellinati. Vedi, vabbè, adesso perché non c'hai. Se tu le guardi, sembra che tu cerca di guardare qualche cellula singola. Vedi, pensa come se fossero dei vapori, delle goccioline, rispetto a prima. Però per vederne una vedi che dentro si è messa un po' di gocce. Tu le vedi prima del trattamento, sono chiare dentro. Le vedi dopo il trattamento, si formano delle micro gocce, sono un meccanismo mio. Quindi un'interazione c'è stata. Inizia un'induzione di morte cellulare.